Per Locke, dunque, il diritto alla proprietà è antecedente alla costituzione dello Stato e questo segna una differenza rispetto agli altri giusnaturalisti. Quindi la proprietà è un diritto naturale. Ma com'è che Locke giustifica questa affermazione, cioè che la proprietà, esattamente come la vita e la libertà, sia un diritto naturale? E quindi esista già prima dell'istituzione dello Stato. Ebbene, egli ricorre al seguente ragionamento. Gli uomini nello stato di natura si appropriano con il loro lavoro dei beni di cui essi hanno bisogno. Per esempio, se io raccolgo un frutto da un albero, quel frutto diventa mio perché io ho incorporato a quel frutto il lavoro del mio corpo e l'opera delle mie mani, dice Locke, cioè perché l'ho raccolto, ho fatto uno sforzo per raccoglierlo, no? Quindi l'atto stesso di raccogliere il frutto, questo lavoro, questa opera delle mie mani, è titolo sufficiente ad istituire una mia proprietà su quel frutto. Zappare la terra, lavorare la terra, costituisce appunto l'atto attraverso il quale io posso reclamare un legittimo diritto alla proprietà di quella terra, che io ho zappato, che io ho lavorato, che io ho migliorato, che io ho irrigato e così via. Quindi vedete che la proprietà preesiste alla istituzione del patto sociale, all'istituzione dello Stato, ed è giustificata proprio attraverso, mediante il lavoro. Ma il ragionamento di Locke non si ferma qui. Locke deve giustificare i titoli di proprietà della borghesia, cioè deve giustificare le enormi ricchezze accumulate dalla borghesia inglese attraverso i commerci, le attività manifatturiere e così via, e deve in un certo senso giustificare la grande diseguaglianza che esisteva allora come oggi tra il ceto dei possidenti e coloro che non hanno nulla. La maggioranza della popolazione. E come fa a giustificare questa diseguaglianza? Ebbene, egli dice che nel momento in cui viene introdotta la moneta, il denaro come mezzo di scambio non deperibile, come equivalente non deperibile delle merci, si introduce la possibilità di accumulare ricchezze in misura maggiore della necessità del singolo uomo, della singola famiglia. Quindi l'introduzione della moneta rende possibile l'accumulazione della ricchezza in misura sovrabbondante rispetto alle necessità fisiche, ai consumi che, di una persona. E questo, è importante perché, prima dell'introduzione della moneta, quindi prima della introduzione di beni, non deperibili, era lecito all'uomo possedere dei beni soltanto nella misura in cui egli usasse questi beni, per il proprio sostentamento, mentre non era lecito accumulare, beni in misura maggiore rispetto a ciò che, serviva al singolo uomo o alla singola famiglia. Dunque, chi avesse accumulato, per esempio, delle prugne o del grano in misura, superiore al proprio fabbisogno, avrebbe compiuto un atto illecito, perché avrebbe sottratto
la quantità eccessiva di questi beni al consumo di altri uomini. Quindi finché non si trova il modo di, in un certo senso, di accumulare la ricchezza prodotta in un mezzo non deperibile come l'oro, l'argento, in generale la moneta, a nessun uomo è lecito, dice Locke, possedere più beni di quelli che può consumare. Nel momento in cui viene introdotta la moneta, diventa lecito ad ogni singolo uomo, accumulare ricchezza in maniera spropositata. Interessante appunto leggere proprio quello che Locke dice in proposito nel secondo trattato sul governo civile, pubblicato nel 1690. Andiamo a leggere questo brano. È evidente che gli uomini hanno concordemente accettato che la terra fosse posseduta in modo sproporzionato e ineguale, avendo con tacito e volontario consenso escogitato il modo in cui uno può legittimamente possedere più terra di quella di cui può usare il prodotto. Quindi è proprio gli uomini che hanno escogitato questo modo di possedere più terra proprio attraverso l'introduzione della moneta. E qui è curioso il fatto che Locke dichiari questo accordo come un accordo che deriva da un volontario consenso degli uomini. Quindi, come dire, gli uomini si sono accordati sulla liceità della sproporzione delle ricchezze. Beh, qui è evidente l'intento di Locke di giustificare appunto le pretese della classe possidente, no? Noi potremmo obiettare, beh, è evidente per i possidenti, ma ovviamente chi fosse stato o fosse sfruttato dall'imprenditore, dal padrone di una bottega artigiana e così via, sarebbe stato assai poco disposto ad ammettere questo comune e tacito consenso, ad ammettere che le cose, insomma, fossero così evidenti come pretende Locke. Dunque l'introduzione della moneta costituisce un titolo di proprietà sovrabbondante rispetto al fabbisogno del singolo. La moneta consente quindi di accumulare ricchezze, di comprare, di acquistare terra in misura maggiore, superiore, di molto superiore alle proprie esigenze, consente di produrre una quantità di beni sovrabbondante rispetto alle proprie esigenze, di vendere poi questi beni e di arricchirsi ancora di più. Ecco quindi come viene giustificata la diseguaglianza. Ma non solo, non solo. Locke sostiene che proprio questa diseguaglianza crea una maggiore ricchezza. Quindi questo è l'argomento, diciamo, della produttività. Cioè, non soltanto è lecito con l'introduzione della moneta, del denaro, accumulare ricchezze in misura sovrabbondante rispetto alle proprie esigenze, ma è anche un fatto positivo che si riflette positivamente sull'intera comunità degli uomini. E quindi questa diseguaglianza delle ricchezze, questa concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, si riflette positivamente anche sulla maggioranza dei non abbienti.
In che modo? Perché concentrare la terra, per esempio, in una grande azienda capitalistica consente di aumentare la produttività. Quindi consente di aumentare il complesso dei beni disponibili in un determinato paese, in un determinato mercato, e quindi di giovare anche ai ceti non abbienti, che troveranno appunto maggiore abbondanza, maggiore disponibilità di beni. Se non fosse stato possibile appunto questa concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi proprietari, e se la proprietà, meglio la terra, fosse rimasta comune, ebbene non si avrebbe avuto questo risultato. La terra sarebbe rimasta incolta o trascurata. E nessuno avrebbe avuto interesse a coltivarla se non per le esigenze, per il fabbisogno del singolo, e quindi è come se la potenzialità produttiva della terra fosse rimasta lì a dormire, inespressa o espressa in maniera insufficiente. Mentre ecco qui la giustificazione delle enclosures. Quel movimento di recinzioni delle terre che fin dal Cinquecento aveva ridotto sempre più drasticamente le common lands, le proprietà comuni, le proprietà quindi demaniali a favore della privatizzazione. Le terre quindi vennero sostanzialmente vendute ai possessori di capitali, che le recintarono e spesso e volentieri questi capitalisti intraprendenti costituirono delle vere e proprie aziende agricole, introdussero in queste aziende nuovi metodi di coltivazione e quindi spronate, diciamo così, dall'obiettivo del profitto, riuscirono a spremere dalla terra tutto ciò che essa poteva produrre. E quindi questo è l'argomento che Locke utilizza per giustificare la diseguaglianza. Ripeto, non solo l'introduzione della moneta rende quindi lecito l'accumulazione di ricchezza in misura sovrabbondante rispetto alle necessità dell'essere umano, ma addirittura rende possibile un miglioramento generale delle condizioni di vita e quindi una maggiore disponibilità di beni. Perché colui che possiede privatamente la terra avrà tutto l'interesse a coltivarla, a sfruttarla in maniera sistematica e dunque metterà a disposizione dell'intera comunità beni che altrimenti non sarebbero stati prodotti. Quindi, dice Locke, non solo la diseguaglianza è lecita, ma è addirittura un elemento di progresso, un elemento positivo, un elemento che si riverbera positivamente sul benessere e sull'utilità generale. Ma ci potremmo porre la domanda se il lavoro genera un titolo sufficiente al diritto di proprietà su un determinato bene che si è prodotto con l'opera delle proprie mani, e potremmo dire che effettivamente coloro che lavorano la terra hanno un titolo maggiore
ad appropriarsi dei beni della terra che non il proprietario che non si sporca le mani a coltivare la terra, ma fa lavorare gli altri. Bene, di fronte a questo argomento, Locke risponde coerentemente dicendo che colui che lavora la terra è uno schiavo, cioè appartiene al padrone, è proprietà del padrone. E quindi il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani appartiene anch'esso al padrone. Qui Locke è molto chiaro, dice in una frase molto molto incisiva, dice: le zolle che il mio servo ha dissodato diventano di mia proprietà. Ecco. Quindi il lavoro del servo, in quanto il servo è proprietà, in certo senso, del padrone, produce qualche cosa che non appartiene a lui, ma appartiene al padrone. Qui quando si dice servo si intende schiavo. Ricordiamoci che in questo periodo la schiavitù, la tratta dei negri, era cosa comunemente ammessa che non scandalizzava nessuno, quindi gli uomini venivano tranquillamente considerati come merce, e le grandi ricchezze accumulate dai mercanti, dai proprietari terrieri, pensiamo alle colonie dell'America, che alle piantagioni di canna da zucchero, alle piantagioni di tabacco della Virginia, che appunto utilizzavano manodopera servile, cioè utilizzavano schiavi. Quindi Locke, con molta chiarezza, qui dice: è vero che il lavoro costituisce un titolo di proprietà, ma se chi lavora la terra è mia proprietà, anche il frutto del suo lavoro sarà mio, non sarà certo di chi lavora la terra. Ma un discorso molto simile vale anche nel caso che chi lavora la terra non sia uno schiavo, non sia un servo, ma sia un uomo libero. Per esempio il caso di un bracciante, un uomo libero che presta la propria opera in cambio di un salario. Anche in questo caso, afferma Locke, il frutto del lavoro di questo bracciante è di proprietà di colui che paga il salario al bracciante. Quindi il lavoro stesso diventa una merce. Diventa una merce che si può vendere in cambio di un salario. Quindi il proprietario terriero che impiega un uomo libero e lo retribuisce con un salario ha tutto il diritto di considerare suoi i beni prodotti da questo uomo libero. Cioè il lavoro dell'uomo libero viene da costui venduto al proprietario in cambio di un salario. Qui naturalmente si potrebbe dire che questo atto di compravendita è un pochino strano, perché di solito chi vende una merce ne ricava un profitto e non la vende se non a condizione di ricavarne comunque un profitto. E qui invece le parti sono inverse, no? Potremmo dire, cioè l'uomo libero, il bracciante, l'operaio, che vende la sua merce, cioè vende la sua forza lavoro, ne ottiene sì un salario, ma colui che ci guadagna veramente è il compratore di questa merce, il quale, vendendo l'opera del lavoro dell'operaio e del bracciante, ricava un profitto.